Si è appena concluso la settima edizione di questa ISOP Season 2016-2017 e siamo con il vincitore e recordman di questa edizione, Rudolf Mitja. Rudolf Mitja, complimenti. Grazie. Thank you, grazie. Voilà. Rudolf Mitja che ha compiuto un'impresa, è entrato nella storia di questa ISOP. Rudolf Mitja, raccontaci un po' com'è andata questo evento. The history of this event for you. I don't remember exactly, but in day one I was played tight. At the end of day, I end of day with a small stack, but I know how to play with a short stack. And in the middle of tournament, I won all in with kings versus aces when I had 12 big blinds. That standard and runner flush coming and. After this hand, I crashed the table. I got one donation in the middle of the tournament with ace-2, and then I have easy game to the final table. I don't risk my life for, I don't know, 8 hours or something like that. I'm very happy for this, I'm very happy. Allora, è partito il primo giorno con uno stack, ha finito il primo giorno con uno stack molto basso, nel secondo giorno ci sono state due mani molto importanti con i K e con un asso 2 e poi è proseguito sempre in crescendo, mentre oggi sono state 8 ore in cui ha fatto un buon poker, è felice, è contento e cosa possiamo dirgli? È proprio vero, ha giocato un grande poker. Bravo Mitja, ma soprattutto volevamo chiedergli quali sono le sue intenzioni, visto che ora sarà anche in testa alla classifica delle Player of the Year per andare a Las Vegas. I'm happy. My goal is to go in Vegas with this op team, but I go 1 or 2 weeks before to grind some cash there. So I don't know, I'm really happy. I don't know what to do. Quindi è contentissimo, probabilmente si recherà 2 settimane prima e ci aspetterà a Las Vegas. Quindi niente, complimenti ancora e ci vediamo a marzo. Ciao. Grazie. Complimenti. She's everywhere.